Ciao e bentornati su Mystery Ricappe Dita. Oggi andrò a spiegare un film d'arti marziali intitolato Fearless. Attenzione spoiler! Buona visione! Wu Yanja, 10 anni, è il figlio di un maestro di arti marziali di nome Andy. Andy non permette mai a Wu di prendere parte agli allenamenti, preoccupato per il suo asma. Il ragazzo, invece, ha una passione per il Kung Fu. Fa del suo meglio per intrufolarsi nelle lezioni di suo padre, per impararne le basi. L'unico amico di Wu è un ragazzo nerd di nome Jinsun. Fa tutti i compiti di calligrafia di Wu, permettendogli invece di allenarsi. Andy è il secondo più forte nelle arti marziali nella loro città, ma presto ciò cambierà, perché è stato sfidato dal migliore, Cao. Wu è entusiasta della lotta, ed è fiducioso che la vittoria cadrà in grembo a suo padre. Andy ha la meglio durante lo scontro, e sta per sferrare un colpo mortale su Cao, ma le sue convinzioni e la sua correttezza gli impediscono di farlo. Approfittando della sua gentilezza, Cao si vendica e vince la partita con disonore. Wu ha il cuore spezzato dall'incidente. Il figlio di Cao lo sfida a lottare, quando solo i bambini sono insieme. Wu accetta con sicurezza la sfida, ma viene sconfitto in men che non si dica. In quel momento, giura di ripristinare il nome della famiglia ed essere il miglior artista marziale di Tianjin. Lui e Jinsun vanno nella biblioteca di suo padre e rubano il suo libro sulle arti marziali. Usando poi il libro, si allena giorno e notte senza riposo. Quando Wu finalmente pensa di essere pronto, sfida il figlio di Cao a combattere di nuovo. Lui accetta la sfida con sicurezza, ma viene immediatamente sconfitto contro un Wu addestrato. Diversi anni dopo, Wu è cresciuto fino a diventare ancora più bravo nelle arti marziali. Suo padre è morto molto tempo fa, insieme alla moglie, che lo ha lasciato con una figlia piccola. Wu la vizia, siccome è la sua gioia e orgoglio nella vita. Dopo il suo ultimo combattimento con Cao, è rimasto imbattuto. Ha lottato contro diversi avversari, ma nessuno di loro è stato abbastanza bravo da dargli del filo da torcere. Wu ha anche raccolto molti fan e seguaci nel corso degli anni, ma lungo la strada ha sviluppato l'orgoglio e sta iniziando a dimenticare i principi di suo padre. Beve e fa festa tutto il tempo e lascia che i suoi discepoli si concentrino sul divertimento più che esercitarsi. Certi giorni beve così tanto che si dimentica di tornare a casa da sua figlia. Ha speso tutti i soldi della sua famiglia e si è indebitato, ma non gli importa per niente. Una sera, va dal suo migliore amico Jinsun, che ora è un ricco uomo d'affari e il proprietario di un famoso ristorante. Come al solito, Wu beve fino a mezzanotte e offre ai suoi seguaci cibo illimitato. L'assistente di Jinsun gli ricorda che Wu non ha pagato i suoi conti per più di un anno e che si stanno accumulando. Più tardi quella notte, Jinsun cerca di dare un po' di buon senso a Wu. Jinsun sa che ai discepoli di Wu lui piace solo perché li tratta con cibo e bevande gratis. Lui vuole che il suo amico stia attento alle sue spese, ma lui pensa che Jinsun sia solo avaro. Il giorno seguente, incontra il suo più grande rivale, Qin. È l'unico uomo che non ha ancora combattuto con Wu. Dal momento che anche lui ha sconfitto ogni avversario, Qin è considerato da molti il migliore nelle arti marziali. Entrano in un leggero battibecco, che ferisce l'orgoglio di Wu. Scarica la sua rabbia sui suoi discepoli, picchiandoli mentre si allenano. Di notte, uno dei suoi seguaci viene portato da lui in una barella. Si scopre che Qin lo ha pestato per qualche motivo. Wu presume che l'abbia fatto per dispetto, ed è pieno di rabbia. Al ristorante di Jinsun, Qin e la sua famiglia festeggiano il suo compleanno. Improvvisamente, Wu irrompe con le sue persone e inizia a bere a un tavolo vicino. Qin gli chiede di tenere da parte la loro rivalità per la notte perché non vuole combattere, ma Wu non ha voglia di fare marcia indietro. Anche Jinsun prova a fermarlo, ma viene a sua volta insultato. In un impeto di rabbia, rompe la loro amicizia. Ora, ancora più arrabbiato, Wu sfida Qin a combattere e gli chiede di inginocchiarsi se non vuole accettare. Tutti escono dal ristorante per la loro sicurezza, lasciando soli i combattenti. Entrano in un'intensa battaglia, con stessa abilità e forza, ma quando la rabbia prende il sopravvento su Wu, non lotta in modo equo. Picchia Qin fino a quando non è esausto e sferra un pugno pericoloso per la vita al suo petto. Ciò lo fa morire all'istante. Wu torna a casa la mattina, dove vede il cadavere di sua madre sul suo letto. I seguaci di Qin l'hanno uccisa per vendicarsi di lui. Lui piange, in lutto per la sua morte, prima di rendersi improvvisamente conto che anche sua figlia è in casa. Entrando nella sua stanza, incontra la più grande sorpresa della sua vita. È sdraiata sul letto, coperta nel sangue. Nella sua mano ha un sacchettino che aveva promesso di dargli quando sarebbe tornato a casa. Spezzato dalle morti che ha causato, Wu esce di casa
e i suoi discepoli lo informano che l'uomo che aveva picchiato Kin aveva insultato sua moglie. Kin non l'aveva picchiato per dispetto, ma per l'onore di sua moglie. Pieno di sensi di colpa, rimpianti e dolore, Uo non vede più una ragione per continuare a vivere. Si imbarca sulla prima nave e si sdraia in un angolo, disposto ad andare ovunque lo porti. Dopo aver vissuto per strada per 6 mesi, cerca di commettere l'impensabile, ma viene presto salvato da un gruppo di persone in riva al fiume. Lo portano nella loro tribù e si prendono molta cura di lui, ma anche dopo aver preso coscienza, Uo va in depressione e non parla con nessuno. Una donna cieca di nome Moon si prende cura di lui ed è preoccupata che non si alzerà mai dal letto. La sua nonna esperta è fiduciosa che andrà tutto bene con il tempo. Un giorno, Moon vede i capelli di Uo e si offre di tagliarli. Cammina per la prima volta in un mese e va con lei in un fiume, dove lei lo aiuta a tagliargli i capelli. A partire da quel giorno, diventa un membro della loro comunità. Li aiuta a cucinare, fare il raccolto e fare i lavori domestici. Mentre un anno passa, Moon e Uo iniziano a innamorarsi. Un giorno, un ragazzo della loro tribù viene trovato a rubare una mucca da una comunità vicina. La nonna e Moon chiedono perdono al leader rivale, ma secondo la loro tradizione, colui che sbaglia deve essere picchiato fino a quando un incenso si esaurisce. Uo parla alla tribù e si offre di prendere il pestaggio al posto del bambino. Per gli adulti, la punizione è leggermente diversa, il che significa che Uo dovrà combattere contro il leader. Sebbene Uo possa finirlo in pochissimo tempo, non vuole più usare la sua conoscenza per ferire nessuno. Inizialmente non si difende nemmeno, ma dopo un po' di motivazione da parte della nonna, inizia a schivare gli attacchi. L'incenso brucia, ma il leader non è in grado di sferrare un solo colpo su di lui. Accetta la sua sconfitta e loda Uo. Il giorno successivo, lui, Moon e i bambini della tribù sono nel campo. I bambini vogliono imparare il Kung Fu da Uo, ma lui si rifiuta di insegnarglielo. Sa cosa fa un grande potere alle persone e vuole che il villaggio pacifico rimanga com'è. I bambini menzionano anche innocentemente che Uo e Moon sono più vicini l'uno all'altro, ma gli adulti ignorano il commento. Un giorno Moon va a trovare le tombe dei suoi genitori. Questo ricorda a Uo i suoi genitori e la figlia che ha abbandonato dopo la sua morte. Ora che è in una condizione mentale migliore, vuole tornare a casa per visitare le loro tombe. Lui racconta a Moon del piano e lei lo incoraggia felicemente. Uo promette di tornare appena possibile e le chiede di aspettarlo. Nella scena seguente, lo vediamo entrare nella sua città natale Tianjin, che ora è un luogo completamente diverso. Dopo la caduta della dinastia Qing, diverse nazioni forti hanno attaccato la Cina e l'hanno conquistata. Tianjin è stata parzialmente colonizzata e ciò ha indotto diversi residenti stranieri a risiedere in città e influenzare la loro cultura. Uo va alla casa della sua infanzia, che ora è un vecchio posto squallido. Il servitore di famiglia Lai Fu lo accoglie. Ha fatto del suo meglio per mantenere le cose come erano, ma dopo la partenza di Uo, un gruppo di creditori ha ribaltato l'intera casa in cerca di soldi. Uo va poi alla tomba della sua famiglia e si scusa con suo padre. Finalmente capisce perché non ha messo a segno il pugno anni prima, quando avrebbe potuto vincere il titolo di miglior lottatore. Dopodiché, va a scusarsi con la famiglia di Qin e si inchina davanti al suo santuario. Mentre vaga per la città, vede che un lottatore di nome Hercules O'Brien sta sfidando i cinesi a lottare. È rimasto imbattuto in ogni combattimento ed è fiducioso della sua prossima vittoria. Per preservare l'eredità cinese, Uo vuole sfidarlo, ma avrà bisogno di soldi per fare ciò. Come tappa seguente, va a casa di Jinsun e si scusa per quello che è successo anni prima. Promette quindi di aver imparato dalle sue azioni. Quando Jinsun scopre per cosa ha bisogno dei soldi, non perde tempo prima di consegnarglieli tramite un assistente. Subito dopo, nel club di corse del 1909, Shanghai, Hercules va contro Uo. A prima vista, una persona minuta come Uo non potrebbe mai battere Hercules, che è il doppio di lui. Prima dell'inizio del match, Uo chiede che lui ed Hercules combattano con onore e civiltà. Approfittando della barriera linguistica, l'annunciatore traduce male la sua richiesta in «Lui vuole prenderti a calci nel sedere», facendo ridere Hercules. La lotta inizia e Uo ottiene immediatamente il sopravvento. Mentre lo scontro si fa intenso, Uo salva l'avversario dall'essere impalato con dei chiodi sul lato del ring. Da bravo sportivo, Hercules accetta la sua sconfitta, rendendo Uo il vincitore. Uo guadagna fama dal singolo incontro e viene chiamato a Shanghai. L'incontra Jinsun, che propone di formare la Chin Wuo Athletic Association, un luogo dove insegneranno agli studenti cinesi l'arte del Kung Fu. In questo modo, anche con la costante pressione straniera, potranno preservare la loro eredità. Nel frattempo,
A un gruppo di funzionari della Camera degli Esteri non piace la crescente popolarità di Wu tra il pubblico cinese. Temono che le sue vittorie contro i combattenti stranieri possano innescare sentimenti antistranieri tra il popolo cinese. Per assicurarsi quindi che perda sul ring la prossima volta, propongono un incontro tra Wu e 4 campioni stranieri consecutivamente in una sola giornata. Il rappresentante giapponese, Mr. Mita, promette di porre fine a Wu una volta per tutte. Anche se la sfida è difficile ed è ovviamente una tattica per farlo perdere, Wu accetta di prenderne parte. Il giorno prima della grande battaglia, incontra un suo rivale, il campione giapponese Tanaka. Essi parlano davanti a un tè e fanno amicizia. Tanaka è uno sportivo onesto e rispettabile come Wu, a differenza delle persone che lo sponsorizzano. Passando al giorno del combattimento, Wu va contro 3 lottatori da tutto il mondo, ma nessuno di loro dura più di 2 minuti sul ring. Wu riesce a sconfiggere tutti e 3 senza sudare. Infine, va contro Tanaka che si scusa per il match ingiusto e gli chiede se voglia spostare l'incontro. Wu dice che va bene e inizia il primo round. Combattono usando armi a loro scelta, Wu usa un Sanjegun e Tanaka usa una katana. Nel mezzo dell'intensa battaglia, si scambiano accidentalmente le armi. Tanaka non è molto bravo a maneggiare un Sanjegun, quindi per renderlo un combattimento leale, Wu si offre di scambiare le armi di nuovo. Il primo round finisce in parità, a causa dello scambio. Mentre si riposano per il round successivo, Wu beve il tè avvelenato dal signor Mita, che vuole vederlo perdere in un modo o nell'altro. Il round inizia, ma Wu crolla a terra e inizia a tossire sangue quasi immediatamente. Tanaka chiede che il match venga interrotto per la sicurezza del combattente, ma quando Wu capisce di essere stato avvelenato, desidera continuare poiché morirà comunque. Anche quando è esausto e a pochi secondi dalla morte, Wu riesce a dare il colpo di grazia al petto di Tanaka, usando la stessa tecnica che ha ucciso Kin. Tuttavia, questa volta trattiene il pugno, imparando dai suoi errori, e proprio in quel momento crolla. Tanaka dichiara Wu il vincitore, sapendo che ha trattenuto deliberatamente il suo pugno. Alla fine, Wu cade tra le braccia del suo amico e muore. Tanaka sminuisce con rabbia il signor Mita per aver ucciso un uomo per il suo orgoglio. Lo chiama una disgrazia per il Giappone, prima di andarsene. Nell'ultima scena, lo spirito di Wu raggiunge il campo fuori dalla casa di Moon. Lei corre da lui, percependo la sua presenza anche se è cieca. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione.